No, volevo tornare quando era in Grecia, un attimo. Dalla Grecia, durante il suo periodo che ha fatto in La Grecia Italia, durante la guerra. poi l'hanno deportato mentre era in Grecia a fare il militare. No, dalla Grecia siamo partiti su un vagone in 40. Li hanno messi, i tedeschi li hanno messi su un vagone. Sì, tedeschi, in un vagone siamo andati a Sudan in Polonia. Questa è stata la prima tappa dopo 28 giorni 28 giorni sempre di sul treno, vagone. sì. Sono morti in due, Nel vagone. Stella Gino, un milanese, Stella Gino, e Edoardo, non mi ricordo più, è il cognome. Come sono morti, i vagoni da bestie, non i vagoni normali. Sai che in fondo al vagone c'è quel finestrino largo così, alto così, per l'aria? Passavano 2 chili di pane, un filone che una volta i 2 chili, se non ti ricordi i 2 chili. Cioè, quei quadri, voi vi ricordate, Sì, queste storie. sì, 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 sì. In 40, per 28 giorni, quello era il nostro pranzo. Uno al giorno. Uno al giorno. Uno al giorno in 40 per il nostro, nel nostro pasto. Mai aperto il Quindi acqua, vagone, niente. niente, 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 niente. Abbiamo dovuto, a dirlo è una cosa incredibile, fare un foro in centro, in fondo, per fare i nostri bisogni, chi aveva bisogno, Sì. un buco grosso così, e ti sedevi lì e facevi quello che dovevi fare. Ero fatto una vita, sono venuto a casa. Dunque, la liberazione è stata 25 aprile 45, quella 45, del campo di Mauthausen il ecco. 5 maggio Sono andato, del i russi mi hanno 40, portato a Bosche, Fosche, Fosche. Sono venuto a casa l'11 novembre del dell'anno stesso, 45. sono stato 4 mesi con i russi. E quando sono venuto a casa era 72 72 da 28. kg, da 28. A me i russi mi trattavano bene, mi davano da mangiare, niente da lavorare con i russi. Eravamo in 12 mantovani, c'ho le fotografie in giro, non mi ricordo. È stata una fortuna, sono venuto a casa il 2 novembre, il giorno dei morti, a Suzzara, in stazione, sono venuti tutti i compagni del partito. Ma tanti sono morti perché hanno mangiato subito di Sì. velocemente, gli è No, quelli che scoppiato. sono morti sono rimasti sul vagone. Sì, quando ti hanno portato, ma quando dopo la liberazione che gli abbiamo dato da mangiare, l'avevi detto una volta che tanti sono morti perché avevano mangiato troppo Sì, velocemente l'intestino. quello lì, quello lì. Tre milanesi, Stella Gino e Fausto, poverini, sono morti. E rimasti chiusi nel vagone tutto il tempo, il tragitto fino a Sudan, in Polonia. Tornando, quando a me piace quel periodo lì, quando eri, ti hanno deportato in Polonia, una volta dalla Polonia, poi vi hanno mandato subito nei campi a lavorare o vi hanno No, 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 internati? siamo andati in Germania, a Sagwitz, c'era la caserma, era un Sì. gruppo di case, si chiamava Sagwitz, e lì ci hanno messo nei letti Quelli a Castello. a Castelli, tre, due o tre, e ho fatto lì, a Sagwitz ho fatto quasi un anno, sono stato io 27 mesi. E subito a settembre del 43, Settembre del 43 sono bloccata in novembre del novembre 45. del E quando sei arrivato davanti a casa? 45. Te l'ho raccontato. Sì. Sono arrivato a casa a 11 di sera e strada facendo gli abitavano i miei cugini, figli del fratello del papà. Man mano che passavo andavo dentro, picchiando le 11 di sera. Dopo
Il prima, Irene si chiamava, si chiama ancora, lo ritengo. E allora il ragazzo dentro dice: ma quest'ora ti picchiano la porta, chi è? E allora lei ha detto contro lui: vai a vedere. E allora è uscito lui. E cosa vuole? Io sono il cugino della Yolanda, Novello. Festa, figurati. E questo è successo in novembre del 45. E quando sono arrivato in cortile, in casa mia, sono stato 10 minuti, non riuscivo a parlare. Vedevo le finestre dove dormiva il papà e dove dormivo io quando ero, che ero a casa. 10 minuti fermo su due piedi, non riuscire a parlare, non veniva la parola. Dopo si vede che, stando lì, chiamato mamma, e sono venuti là, figurati, è successo. È successo un gran guaio, poi dopo, perché una famiglia, sempre nel quartiere, due figli, tutti e due uccisi in Germania. Una signora, Tosi, chiamava Tosi Alfredo e Tosi Libero, i due fratelli, li hanno uccisi i tedeschi in Germania. E io, essendo amici della mia età, io sono venuto a casa, i suoi figli sono morti. Mezz'ora fermo per aspettare qualcuno. Insomma, sono cose difficilmente le dimentichi. No, no, no.